Su Radio Ferentino c'è sempre un'atmosfera diversa per i vostri momenti migliori. Oh.
si andrà. Proprio
Sant'Ambrogio! Evviva Sant'Ambrogio! Evviva Sant'Ambrogio! Ci giriamo tutti verso l'altare, conserviamo il silenzio perché ascolteremo il Vescovo, riceveremo la benedizione e subito, rimanendo tutti in chiesa, faremo il congedo da Sant'Ambrogio che questa sera, questa notte, viene riposto, quindi lo saluteremo questa sera. Giriamoci all'altare e ascoltiamo il saluto del Vescovo. Vorrei salutarvi alla fine di questa processione, sempre che mostra l'attaccamento di ognuno al nostro martire, ma io vi chiedo che questo sia un impegno. Allora, se avete la pazienza e l'umiltà di fare un minuto di silenzio, io vi chiedo solo una cosa. Voi giovani dovete smetterla di lamentarvi che le cose non vanno, dovete costruire il futuro, perché il futuro è vostro, amici miei. Noi vi lasciamo un mondo non bello, vi chiedo scusa e perdono per tutti, però voi dovete costruire il mondo, amici miei. Altrimenti non funziona la vita, non ci si può solo lamentare con gli altri. Allora, un minuto di silenzio, ognuno pensi a quello che può vivere e fare per cambiare il mondo, perché il mondo e la nostra vita sia pacifica, perché si smetta di giudicare gli altri, di parlar male, di litigare, di prendercela col primo che ci capita per strada. La vita cristiana è costruzione di amore. Sant'Ambrogio viveva in un impero dove c'erano imperatori, potenti e sudditi. Il non più del 90% erano sudditi e una parte schiavi. Il Vangelo di Gesù è la rivoluzione, perché dice siamo tutti fratelli e sorelle. Allora io vi chiedo, e ci pensate un minuto, ognuno di voi nel vostro cuore prende un impegno personale davanti a Sant'Ambrogio e al Padre Eterno su quello che può fare per rendere il mondo migliore. Prima della benedizione vorrei dirvi grazie perché tutto questo è possibile perché siamo qui insieme e questo è il miracolo di ogni volta che ci troviamo davanti al Signore. Quindi grazie perché ci siete e questa è una scelta. Potevate non esserci, ma ci siete e questa è una scelta. Il 16 di agosto, quindi. È una cosa bella e credo che da Don Giuseppe, da tutti quelli che hanno reso possibile ripetere la bellezza e l'entusiasmo di questa festa, credo che sia una cosa bella dire grazie e rendere grazie al Signore per averci dato un così grande testimone del Vangelo e della fede cristiana. E ora preghiamo il nostro martire.
O inclito martire e nostro principale protettore, gloriosissimo Sant'Ambrogio, dal soglio di gloria, ove siedi trionfante, volgi pietoso lo sguardo su di noi, che supplici ci prostriamo ai tuoi piedi. Tu vedi da quanti mali siamo oppressi nell'anima e nel corpo. Muoviti a pietà del nostro misero stato. Purtroppo abbiamo peccato. Ora eccoci pentiti per aver offeso l'infinita bontà di Dio. Ottienici, ti preghiamo, il perdono delle nostre colpe e la santa perseveranza nel bene. Allontana da noi ogni male e liberaci da ogni avversità. O Santo nostro protettore, soccorrici in questa misera vita e guidaci all'eternità beata del cielo. Amen. Preghiamo. O Dio, che per la confessione del tuo nome hai coronato con il martirio Sant'Ambrogio, donaci sul suo esempio di ascoltare la parola del Figlio tuo e di annunciarla con coraggio tra le prove della vita per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E per l'intercessione di Sant'Ambrogio Martire vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Evviva Sant'Ambrogio! Ed ora siamo pronti per l'ultimo atto di devozione a Sant'Ambrogio, il saluto a Sant'Ambrogio. I fazzoletti li portiamo perché ci dobbiamo asciugare dal sudore e forse anche dalle lacrime. E allora prendiamo in mano i nostri fazzoletti e cantiamo il congedo mentre Sant'Ambrogio, portato da 4 sacerdoti, farà il giro della chiesa e si concluderà così, si concluderanno i festeggiamenti di quest'anno. Ci disponiamo tutti per il congedo e per il saluto. Chi può con il fazzoletto può sventolare per salutare Sant'Ambrogio che sta per lasciarci. Ed il popolo fedele che ti prega con fervore, Sant'Ambrogio protettore, abbi sempre di noi pietà. Resta con noi, non ci lascia, proteggi sempre questa tua città. Resta con noi, non ci lascia, scendi Ambrogio in mezzo a noi, accompagna la tua gente, fino al trono risplendente dell'eterna Trinità. Thank you.
adesso, scusate, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, vi ricordiamo che Sant'Ambrogio non ci permettono di toccarlo. I piedi si sono completamente consumati, fra poco toccheremo il buco, perché a forza di toccare il piede di Sant'Ambrogio non ci sta più. Allora non tocchiamolo, ci saranno i cordoni, ci avviciniamo, se vogliamo facciamo una preghiera, un bacio e salutiamo Sant'Ambrogio. Lui è contento, ci vede tutti, stiamone sicuri. Grazie a tutti, grazie alle confraternite che hanno incollato Sant'Ambrogio, che hanno portato a spalla Sant'Ambrogio, e vi aspetto sabato sera alle 7:30 per la messa nel primo anniversario della morte di Don Luigi. Qui avremo la celebrazione della messa. Buonanotte a tutti e viva Sant'Ambrogio! Come al solito, i fiori sono a vostra disposizione. Una rosa, un petalo, portatevi via tutto, tranquilli, portatelo a casa, portatelo al cimitero ai vostri morti.